Zaccaria Claudio, patrono Mattia, Nisi Donato, Bosci Giovanni, presenta, Galeone Francesca, assente, Pappalà Salvatore, presente, Bianco Massimo, assente, Manzo Gregorio, vabbè questi sono tutti i ministeri, Gregorio, Manzo Gregorio, Manzo Giuseppe, Venere Pietro, assente, Cinieri Luciano, assente. Roberti Angela, presente. Carambotto Anacani, assente. Pastore Antonio. Possessere Cristina. Eletto Francesco. Capozzimati Catalia, assente. Maglia Andrea, assente. Santoro Angelo, assente. Rondinone Tommaso, assente. Monopoli Ciro, presente. Dalogare Salvatore, assente. Cacciano Piero, assente. Magri Lorenzo, presente. Biasa Enrica, assente. Zigaropoli Sabrina, assente. San Marco Vito, Rosselli Davide, presente. Carri, assente. Archivio Pamela, assente. Dovremmo essere 13 buoni, seconda, prego le sue. Sì, Venneri arrivato. Ah, ok, quindi 14 Allora, buonasera a tutti. Prima di passare al punto all'ordine del giorno per il quale abbiamo invitato i sindaci, abbiamo un altro punto che riguarda la surroga del consigliere dimissionario del comune di Montemesola. Sarebbe al posto di Caroli Domenico, viene surrogato Sgobbio Raffaele. Dobbiamo solo prendere atto di questa surroga. Adesso lo votiamo oggi. Favorevoli? 14 immediata esecutività, tutti favorevoli. Allora, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per la partecipazione a questo Consiglio dell'Unione che riguarda la sospensione dei contratti delle ditte dell'indotto dell'acciaieria ArcelorMittal. Grazie per la presenza dei colleghi sindaci. Noi nell'ultima giunta che abbiamo fatto come Unione dei Comuni abbiamo deciso di fare questo consiglio aperto a tutti i sindaci perché reputiamo che sia questo un momento particolare, quello che vede questa chiusura da parte dell'Ilva dell'indotto, quindi una cosa molto importante. Abbiamo ritenuto opportuno fare un consiglio dell'Unione monotematico. Cosa è successo? Vi faccio in breve un excursus di quella che poi è la delibera che abbiamo fatto. Il 13 novembre l'azienda Acciaieria Italia comunica alle 145 aziende dell'appalto, servizi e manutenzione di dover sospendere la loro attività fino a metà gennaio 2023. 145 aziende, che significa oltre 2.000 lavoratori coinvolti. Il tutto, guardate, avviene senza nessuna consultazione preventiva, né con le organizzazioni datoriali e nemmeno con i sindacati. Lo stesso motivo, il motivo che ha indotto, che ha detto ArcelorMittal della sospensione, è quello, è stato molto ma molto generico, dice per sopraggiunte e superiori circostanze. Questo lo hanno riportato proprio loro nella nota di Acciaieria Italia, cioè per sopraggiunte e superiori circostanze. Cioè, un motivo alquanto strano. Le parti sociali sono convinte invece che l'azienda ha ricorso a questo blocco per fare pressioni sul governo. Quindi, alla luce di tutto questo, di quello che è accaduto, il problema serio di oggi è quello che circa
2.000 operai, che significa altrettante famiglie, si trovano nell'incertezza del lavoro, quindi fortemente preoccupati. Quindi noi stasera, con questo consiglio, insieme a tutti i colleghi sindaci dell'Unione dei Comuni Montedoro, a cui poi passerò la parola, sia ai consiglieri che agli stessi colleghi sindaci, cosa chiediamo? Innanzitutto, in primis, noi esprimiamo la nostra solidarietà alle imprese, ai lavoratori e a tutte le famiglie. Ma la cosa fondamentale è quella di sensibilizzare con forza Acciaieria Italia, governo regionale, nazionale, affinché mettano in campo tutte quelle iniziative atte alla salvaguardia dei posti di lavoro. Anche perché, voglio ricordare, la nostra provincia è tra quei posti dove tanti posti, scusate il bisbiglio di parole, ma noi con l'Ilva e con tante altre aziende abbiamo perso una marea di posti, quindi credo che non si può continuare a perseverare questa strada. Quindi questo è in sintesi quello che è il deliberato della serata. Naturalmente questo deliberato sarà inviato poi al prefetto di Taranto, sindaco e presidente della provincia, al presidente della regione Puglia, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, alle sigle sindacali maggiormente rappresentative. Chiaro è che se verranno altre proposte differenti da quello che è il testo della delibera, possiamo tranquillamente modificarlo e inviarlo a questi enti che ho nominato prima. Io adesso mi taccio, vorrei sentire i consiglieri e poi passerò la parola ai colleghi sindaci. Grazie. Grazie. Consigliere, grazie, nome e cognome? Sì, consigliere Venere, comune di San Giorgio Ionico. Sì, sì, va bene. Buonasera a tutti, mi scuso Presidente per il ritardo. Dal mio punto di vista io plaudo con entusiasmo questa iniziativa dell'Unione dei Comuni di Montedoro nel portare all'attenzione di questo Consiglio un argomento così estremamente importante. Bene ha fatto il Presidente a convocare appunto questo Consiglio, perché io penso che stiamo vivendo una situazione estremamente seria e dal mio punto di vista molto pericolosa, perché qui si sta giocando sulla pelle dei lavoratori, su un territorio che è già drammaticamente segnato da una grave crisi industriale. Il sospetto che si palesa, ma che è abbastanza concreto, del ricatto, tra virgolette, occupazionale che i vertici dell'azienda stanno ponendo sulla pelle dei cittadini non può passare e non può essere accettato. Ci sono almeno 2.000 lavoratori che rischiano il posto di lavoro e che vedono la loro, come dire, prospettiva lavorativa estremamente, estremamente segnata. Quello di eventualmente far pressione sul governo con questo modo non è un sistema che può essere accettato, e quindi se di ricatto stiamo parlando deve essere fermamente rispedito al mittente, perché non è possibile che un'azienda, pur di come dire, pressare sul governo affinché quelle somme di denaro che erano state promesse dal governo Draghi diventino somme concrete, non è possibile che questo strumento possa essere utilizzato mettendo alla berlina e mettendo a rischio il posto di lavoro di tanti cittadini. Io credo che se ci sono altre iniziative, benvengano, quella di portare all'attenzione questo argomento e di sensibilizzare l'opinione pubblica affinché resti alta l'attenzione sul momento occupazionale estremamente difficile che tutto il settore siderurgico, ma io penso anche il territorio, perché ovviamente nell'indotto dell'Ilva ci sono tante realtà che sono state messe a dura prova sia dalla crisi post-pandemica che da quello che sono gli effetti collaterali della guerra. Quindi sono favorevole all'approvazione di questo documento e niente, se ci sono altre iniziative siamo pronti a farlo. Grazie. Altri interventi?
Lorenzo Magrida, Sava. Io e la consigliera Biasi, a nome di tutto il Consiglio Comunale di Sava, ovviamente portiamo la nostra solidarietà alle famiglie dei lavoratori, agli imprenditori e alle loro famiglie per questo gravissimo ricatto che sta avvenendo ai danni e sulla pelle di tutte le persone che in questo momento nulla c'entrano. Quindi noi in questo momento siamo più che favorevoli a questa proposta e ci aggreghiamo anche noi a ogni iniziativa eventualmente dovesse sorgere da questo tavolo e da questo consiglio, e siamo pronti tranquillamente a partecipare a ogni iniziativa che possa smuovere questa situazione. Siamo felicissimi anche di questa iniziativa del Monte d'Oro. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono interventi da parte dei consiglieri, passerei la parola ai colleghi sindaci per... Sì, già fatto, già fatto. Diamo la parola ai colleghi sindaci per un loro pensiero su quello che è il momento particolare dell'Acciaieria Italia. Buonasera a tutti. Si sente? Sì. Buonasera a tutti, Gaetano Piglieri, sindaco di Sava. Innanzitutto ringrazio te Presidente per aver convocato questo Consiglio Comunale. In sede straordinaria, vista la nostra presenza, non poteva essere altrimenti perché l'argomento è veramente straordinario, di un'urgenza molto molto grave e profonda. Io mi associo a tutto quello che c'è scritto e che hai letto nella delibera che adesso andremo a approvare, penso all'unanimità. Il problema è molto serio, si è parlato giustamente, prima il consigliere parlava di ricatto occupazionale, non ci sono altri termini per definire questo che quello che sta succedendo. Ricatto occupazionale che mette in ginocchio e a dura prova molte famiglie, molte aziende, e che un domani questo ricatto occupazionale si potrà anche rivolgere presso altre aziende o gli occupanti che hanno un contratto diretto con l'ex Ilva. Quindi bisogna stare attenti, oggi noi siamo qui per sensibilizzare sull'argomento, lo stiamo facendo, ringrazio di nuovo tutti i presenti, però bisogna fare un appello ora a tutti coloro che nelle varie sedi possono fare qualcosa di concreto, perché ora serve veramente intervenire in modo concreto per, non dico risolvere nell'immediato il problema perché non c'è una soluzione immediata, però almeno per gettare le basi, per dare una soluzione all'Ilva, ai nostri territori, alle nostre famiglie, che ognuno si alzi e vada a lavorare e faccia un lavoro dignitoso. Non dobbiamo dimenticare poi l'aspetto ambientale che va anche tutelato, però ora veramente dobbiamo tutti insieme fare un appello acclarato su chi può fare veramente qualcosa di concreto. Governo, regione, provincia, anche noi nel nostro piccolo. Facciamo qualcosa, lo stiamo facendo oggi sensibilizzando, però veramente ora la gente ha necessità di risposte concrete. Ce l'ha la gente, i lavoratori, ce l'ha il territorio, perché non possiamo oggi far finta di niente e dobbiamo dare atto anche dell'importanza economica del gruppo ex Ilva. Quindi grazie per l'iniziativa, ringrazio tutti i presenti. Ringrazio ancora te Antonio per aver convocato questo consiglio, vi sopporto i saluti dell'intera amministrazione, oggi presente anche con i consiglieri, e l'amministrazione di Sava sarà sempre presente in prima linea insieme a voi per fare qualsiasi altra iniziativa pronta a sensibilizzare o fare qualcosa di concreto per il problema ex Ilva. Grazie a tutti. Grazie Gaetano, grazie. Prego sindaci. Mauro Di Cillo, sindaco del comune di Carosino. Anche io ringrazio il presidente dell'Unione dei Comuni Monte d'Oro, Antonio Cardea, per questa iniziativa. Ancora una volta apprezziamo la tua sensibilità, Antonio, rispetto a questa sera. Insomma, è strano che ogni volta, insomma, prima delle festività natalizie, ArcelorMittal decide di fare iniziative di questo tipo. Sembra quasi una bomba d'orologeria. Non dimentichiamo nel 2019 abbiamo vissuto la stessa cosa e anche lì, insomma, noi sindaci eravamo in prima linea a difendere i nostri lavoratori.
Credo che, insomma, veramente, così come diceva il sindaco di Sava, basta con questi ricatti occupazionali per tentare di avere denaro in più. Insomma, i lavoratori non possono essere utilizzati per questo. I lavoratori hanno il diritto di lavorare, hanno il diritto di essere sereni, e ArcelorMittal non si può permettere ancora una volta di violentare quella che è la serenità non solo dei lavoratori, ma credo di un intero territorio che ha già dato tanto e già ha tanto sofferto per, insomma, per l'ex Ilva. Giustamente, come si diceva, bisogna coniugare sia l'aspetto ambientale ma anche l'aspetto lavorativo, e questo credo che, insomma, come sindaci abbiamo sempre cercato di rivendicarlo e di tutelarlo. Quindi io credo che noi sindaci del territorio dobbiamo tutelare i nostri lavoratori e abbiamo il dovere di essere in prima linea in questa battaglia, e sicuramente il comune di Carosino, insieme a tutto il suo, a tutta la sua maggioranza, a tutto il suo consiglio comunale, lo sarà. Quindi qualsiasi iniziativa vogliamo intraprendere, siamo in prima linea, insomma, tutti insieme per difendere i nostri lavoratori, ma anche e soprattutto il nostro territorio. Grazie, grazie Onofrio. Buonasera, Maristella Carabotto, sindaco di Monteparano. Io mi associo ai ringraziamenti per aver convocato questo consiglio monotematico. Purtroppo noi sindaci, nonostante rappresentiamo le istituzioni, abbiamo le mani legate. Non possiamo far altro che deliberare un qualcosa per far sentire la nostra solidarietà in questa situazione incresciosa per gli operai che si sono visti in cassa integrazione, proprio come accennavano prima, addirittura poco prima delle festività natalizie. Solidarietà anche agli stessi imprenditori che si sono visti comunque dover affrontare una situazione incresciosa, solidarietà alle famiglie, e soprattutto noi sindaci dobbiamo far sentire la nostra voce perché possa arrivare al governo il monito di poter risolvere o quantomeno iniziare a trovare, a cercare una soluzione, perché prima o poi dovrà conviverci tutela la salute e il diritto del lavoratore qui a Taranto, perché oramai sono da anni che si va avanti con questa situazione e diventa sempre più difficile affrontare un risvolto economico che non va a finire solo sulle famiglie che purtroppo poi dalla cassa integrazione rischiano il licenziamento, ma su tutta l'economia del paese. Naturalmente il Comune di Monteparano, con tutto il Consiglio, ringrazia ancora il Presidente dell'Unione e sarà sempre insieme a tutti gli altri sindaci in prima linea per combattere e far sentire la propria voce. Grazie. Grazie Maristella. Ignazio Punzi, sindaco di Montemesola. Buonasera a tutti. I ringraziamenti sono doverosi al Presidente dell'Unione per la sensibilità e a voler dar voce al Consiglio Unionale e soprattutto poi allargato a noi sindaci che apparteniamo all'Unione Montedoro su una tematica così importante e abbastanza grave come quella che è capitata appunto a nostri concittadini dei nostri paesi, dei nostri territori, vedersi appunto togliere la possibilità di proseguire con la loro opera lavorativa e quindi anche sostenere le proprie famiglie in un periodo che già è stato martoriato da quello che la crisi economica e la crisi energetica e tutto il resto sta portando un po' ovunque. Quindi la sensibilità su questo tema è veramente comune, perché anche noi nel Consiglio Comunale di Montemesola ci associamo a questo atto istituzionale che si sta concretizzando questa sera e ad altre azioni simili che magari verranno fatte, come tante altre se ne stanno svolgendo un po' nel nostro territorio. Quindi insieme con tutti i sindaci dell'Unione mi associo a quello che è stato detto poc'anzi, e che possa questo atto contribuire a sensibilizzare ulteriormente le coscienze di coloro che hanno preso in mano la situazione
dell'Ilva di Taranto, e non dimentichiamo, già martoriata come città e come territorio da quello che ha prodotto, l'abbiamo visto anche nella sentenza che è uscita poc'anzi, no? Quindi quello che è stato il grave danno ambientale che ha recato su tutto il territorio, quindi cercare di trovare l'equilibrio tra la conservazione del posto, ma addirittura anche lo sviluppo, se vogliamo, di un'azienda che possa portare comunque lavoro, e un ambiente più pulito, e quindi non avere più quelle tensioni, quelle incertezze che invece oggi le famiglie del nostro territorio hanno. Quindi che ben vengano queste iniziative, e auspichiamo che ce ne siano delle altre, e insisteremo nelle sedi opportune affinché giunga il nostro grido, se vogliamo, che sia veramente di coscienza e risolvere la questione nella maniera più rapida possibile. Grazie ancora, Presidente. Grazie, Ignazio. Buonasera a tutti, sono Mino Fabiano, il sindaco di San Giorgio Ionico. Ringrazio ovviamente il Presidente Cardea per l'iniziativa, un'iniziativa meritoria, tutto il Consiglio Unionale che con la presenza qui questa sera, come dire, rende oggettiva la preoccupazione dei nostri territori per l'argomento che tu, Presidente, hai voluto porre all'ordine del giorno, così come lo hanno sottolineato tutti gli amici, colleghi, sindaci dei comuni dell'Unione. Il problema della situazione in generale dell'acciaieria di Taranto è un problema che non nasce adesso, non è nato nelle scorse settimane con questa ennesima presa di posizione da parte dell'azienda. Quindi ben vengano le iniziative come quella di questa sera, come tutte le altre che vorremmo proporre tutti insieme, perché è evidente che fa sentire come unione di tanti comuni la nostra voce, che rappresenta una parte importante del territorio, soprattutto una parte estremamente esposta con le ricadute occupazionali e sociali legate alla crisi dello stabilimento di Taranto. Il nostro territorio è fortemente, come dire, legato dal punto di vista economico alle sorti dell'acciaieria, e lo è ancora di più anche dal punto di vista ambientale. È stato sottolineato che non bisogna mai perdere di vista e trascurare anche l'ambiente, la questione ambientale. Mi permetto di aggiungere un ulteriore elemento di riflessione. Il motivo per cui noi siamo qui questa sera, questo Consiglio questa sera è chiamato ad esprimersi, non è solamente di fare un atto di accusa verso qualcuno. Noi non siamo né a favore né contro ArcelorMittal piuttosto che una parte del management dell'azienda. Noi siamo a favore di una risoluzione condivisa da parte dei soci dell'acciaieria, in cui c'è anche il governo. Domani è convocata un'assemblea dei soci. Noi ci auguriamo, anzi speriamo, che anche questa nostra decisione, quella di questo Consiglio, possa arrivare. Non abbiamo certamente, come dire, l'arroganza di pensare che cambierà le sorti della discussione di domani, ma speriamo che già in domani possa essere tracciata una linea condivisa fra il governo e la parte privata, affinché si trova una soluzione non solo al problema attualmente, quello dell'attualità, cioè della sospensione delle commesse alle aziende dell'indotto, ma una soluzione condivisa anche per i prossimi anni, perché non si tratta qui di superare questo scoglio. Abbiamo visto che poi, superato un ostacolo, dopo un po' di tempo se ne ricrea un altro. Il problema dell'acciaieria di Taranto è un problema che va risolto evidentemente nel tempo, ha bisogno di una linea di condotta e di un management che tenga presente tutte le componenti, quindi la componente sociale, la componente occupazionale, la componente ambientale, e credo che solamente attraverso una condivisione di obiettivi in cui la parte privata e la parte pubblica trovino un compromesso che non sia al ribasso, ma sia nell'ottica di favorire lo sviluppo, ma anche la sostenibilità e soprattutto
le ricadute occupazionali. Quindi condivido appieno il testo della proposta di delibera che tu hai voluto sottoporre e che fra un po' questo Consiglio approverà. E ancora una volta ti ringrazio per la tua sensibilità, ringrazio tutti i tuoi consiglieri, consiglieri dell'Unione, a nome di tutto il Consiglio Comunale di San Giorgio e mi spingerei altro, a nome di tutti i cittadini sangiorgesi per questa meritoria iniziativa. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie Mino. Credo che non si debba aggiungere altro, quindi c'è massima unanimità su quello che è la vertenza, su quello che è il momento particolare di quelle quasi 2000 operai, che significa 2000 famiglie, quindi in un momento poi particolare della vita, che è il periodo natalizio, un periodo che tutti quanti vorremmo vivere con gioia e con serenità, cadono dal cielo, no? Queste cose, quindi io mi immedesimo in quello che è il momento di quelle famiglie, quindi noi non possiamo fare altro che sensibilizzare chi domani soprattutto deve riunirsi per far sì che le cose si sistemino al meglio. È chiaro che noi non abbiamo la bacchetta magica, non abbiamo quel potere lì, però noi riteniamo, abbiamo ritenuto io insieme ai miei colleghi sindaci di dare il nostro apporto, il nostro supporto a quello che è questa vertenza particolare. Io vi ringrazio veramente di cuore a tutti i miei colleghi presenti, a voi Consiglio dell'Unione. Quindi possiamo passare alla votazione del punto all'ordine del giorno. Unanimità. Immediata esecutività. Abbiamo un altro punto all'ordine del giorno che riguarda la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20,1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Questo per noi Unione dei Comuni è un atto dovuto in quanto non abbiamo società partecipate, quindi è un punto che abbiamo aggiunto stamattina, visto che non era di una certa importanza, per evitare di fare un ulteriore Consiglio dell'Unione abbiamo pensato che potevamo portarlo questa sera. Quindi se siamo d'accordo lo portiamo come lo votiamo. Unanimità. Immediata esecutività. Favore. Bene, io vi ringrazio ancora per la presenza e diamo sempre più forza a questa Unione dei Comuni. Facciamoci sentire sul territorio perché sembra che questa unione, l'ho detto altre volte, non faccia grandi cose, ma già stare insieme significa far risparmiare i nostri enti di tanti tanti bei soldi, che qualora facessimo tutte quelle funzioni, le facessimo ognuno per conto proprio, sicuramente a fine anno avremmo un bilancio non molto, diciamo, con più spese di quello che facciamo oggi. Quindi ribadisco tutto ciò che ci siamo detti nell'ultima occasione, quello di cercare insieme alle commissioni di incontrarvi, di fare delle proposte che siano tutto ciò che possa essere per mettere insieme questi comuni, per dare sempre più valore a questa bella unione dei comuni. Io lo dico a tutti quando vado in giro, noi siamo 9 sindaci che abbiamo idee diverse, colori diversi, ma quando ci sediamo intorno a quel tavolo siamo 9 colleghi, 9 amici che in tutto trovano sempre la soluzione, quella che è più equa e più giusta per tutti quanti i nostri 9 territori. Grazie ancora e vi auguro una buona serata e un buon Natale qualora non dovessimo vederci per questi motivi. Cioè, incontrarci per strada ci fa sempre piacere. Grazie ancora a tutti quanti.